5 novembre 1923, mattino. Le narici cercano la polvere bianca sul palmo della mano. Aspiro disperato. Il calore si arrampica tra le gambe, mi scuote il ventre, conquista il cuore. Allargo le braccia e mi aggrappo alla maniglia della toilette e all'oblò per non cadere. I battiti accelerano e sono frustate all'orgoglio che più non possiedo. Mi guardo allo specchio come un assassino. Le narici si sono irrigidite, le pupille dilatate. La palpebra sinistra pende come il sipario stracciato alla fine dello spettacolo di una poco di buono. Sono diventato scaltro. Ho imparato che per sopravvivere a me stesso non devo superare i 3 grammi di cocaina al giorno. Cari lettori, il libro dal quale ho tratto questa citazione è il romanzo di Anna Kanakis, Non giudicarmi, edito da Baldini Castoldi, casa editrice che ringraziamo per averci affidato questo testo davvero molto interessante. Partiamo dal presupposto. Catalogare questo libro, inserirlo in una categoria editoriale è davvero molto difficile perché è un romanzo breve che può essere letto a più livelli. Cominciamo dal primo, una sorta di autobiografia che ha per protagonista il barone Jacques Adelswald Fersen. Scusate se lo pronuncio lentamente, ma ho paura di sbagliare il cognome. Un personaggio che si ritira in una cornice molto elegante, che è quella di Capri, tanto elegante quanto misteriosa, quanto magica. Ve lo posso assicurare, Capri è un posto nel quale il tempo sembra essersi fermato, rapisce lo sguardo, conquista qualunque abitante, soprattutto se questi viene da fuori. Ed è quello che capita al nostro Jacques. Jacques che, lo scopriamo fin dall'inizio, ha un problema che è la dipendenza. Dipendenza dalla cocaina, dipendenza anche dagli affetti e in modo particolare da 2 ragazzi, Nino e Manfredo, che sono appunto i suoi amanti. Lui è un uomo abituato a circondarsi di bellezza e soprattutto costantemente alla ricerca del bianco e del suo opposto. Ed è quello che capita con questi 2 giovani che sembrano essere praticamente 2 facce diverse della stessa medaglia. Entrambi innamorati di questo uomo dai modi molto raffinati, ecco, pur sempre un nobile, ma nobile non soltanto per il blasone, ma anche e soprattutto per l'animo. Ed è un uomo alla ricerca costante di qualcosa che possa cambiargli la vita o semplicemente modificare un attimo della sua esistenza. Non a caso, lo abbiamo letto appunto nelle prime pagine, è un uomo che dipende dalle droghe. È costretto a assumere droghe per poter andare avanti, per poter rifugiarsi in questi paradisi artificiali, perché quello che vive è probabilmente un inferno, anche perché il contesto storico, e da questo punto di vista entriamo nell'ennesimo livello di lettura di questo romanzo breve, è senza dubbio il contesto storico, un contesto, siamo all'inizio del Novecento, un periodo nel quale essere omosessuali è visto come qualcosa di terribilmente scandaloso, qualcosa che va addirittura oltre quella che può essere una devianza psicologica, una vera e propria malattia. Jacques talvolta ha la sensazione, o perlomeno questo è il messaggio che è arrivato a me come lettore, di essere quasi un appestato di manzoniana memoria. Pertanto alcune persone si allontanano da lui, viene molto spesso dileggiato e questa è una cosa che sicuramente non vive bene. Tuttavia, all'interno dell'isola di Capri, all'interno di Villa Lilis, che è questo posto meraviglioso nel quale lui va a vivere, va a ritirarsi, cerca qualcosa che appunto gli permetta di staccarsi dalla realtà e vivere all'interno della sua storia ed è quello che avviene. L'epilogo, che chiaramente tengo nascosto, sorprende, spiazza. Se inizialmente Jacques è un personaggio molto affascinante, pagina dopo pagina si proverà una profonda tenerezza per lui. Veniamo alla parte tecnica. Da questo punto di vista, chapeau ad Anna Kanakis, attrice. Ha lavorato tanto al cinema, in televisione, tutto questo si vede perché è un libro che va avanti grazie ai dialoghi. Ci si muove in uno spazio molto piccolo, che è quello appunto della città, anzi dell'isola di Capri, tuttavia l'autrice dilata il tempo e lo spazio, lo fa appunto grazie a una caratterizzazione molto attenta dei personaggi che avviene per lo più attraverso il dialogo. Tutti i personaggi principali e secondari hanno una grandissima importanza, pertanto da questo punto di vista un attento lavoro sui singoli caratteri che si trovano all'interno di questa storia. Storia nella quale vi è una straordinaria protagonista che è proprio l'isola di Capri, un posto che non lascia indifferenti, un posto nel quale ci si deve perdere affinché si possa vivere una magia che ormai, insomma, va avanti da secoli e secoli e che sono convinto durerà ancora tanto tempo. Libro consigliato assolutamente per quanti desiderano
sentire un racconto legato appunto all'inizio del Novecento, a quanti vogliono lasciarsi rapire dalla magia di Capri e quanti sono molto sensibili di fronte ad alcune delle tematiche che vengono raccontate all'interno di questa storia. Storia che mostro nuovamente, eccola qua. Non giudicarmi di Anna Kanakis edito da Baldini e Castoldi, la videorecensione termina qui, ma mi raccomando, continuate a seguirci per nuovi suggerimenti di lettura. Ciao a tutti!